Il Friuli è caratterizzato da una grande varietà di ambienti. Da nord a sud si susseguono i rilievi montuosi, Alpi e Prealpi, le colline, la pianura e la costa orlata di lagune. Nella parte intermedia del territorio si estende da est a ovest l'ampia fascia di alta pianura, dai terreni permeabili e piuttosto aridi, in larga misura costituiti da ghiaie. Qui le acque superficiali sprofondano per riaffiorare più a sud, a partire dalla cosiddetta linea delle risorgive. L'alta pianura, nella quale, circa a metà strada tra Tagliamento e Isonzo, sorge Udine, è delimitata a nord dalla zona collinare e a sud dalla bassa. Questa, con i suoi terreni argillosi e impermeabili, è ricca di fiumi e polle di acqua sorgiva e perciò più fertile. In tempi molto antichi, la pianura friulana era costellata di villaggi difesi da terrapieni di terra e ciottoli, i cosiddetti castellieri, e di tumuli funerari fatti anch'essi di terra e ciottoli. I primi scavi sistematici condotti tra il 1970 e il 92 avevano fornito molte notizie sulle tecniche costruttive delle fortificazioni e sui manufatti, di ceramica o di metallo, in uso negli abitati. Peraltro, a quei tempi, la datazione degli insediamenti fortificati del Friuli era ancora nebulosa. In particolare, si pensava che i castellieri dell'Alta Pianura non fossero più antichi del IX-VIII secolo a.C. I tumuli, invece, in base a vari indizi, venivano correttamente attribuiti all'età del bronzo. A partire dal 1997, gli scavi che abbiamo condotto con l'Università di Udine, scavi da me coordinati, hanno permesso di cambiare in maniera sostanziale la nostra visione della protostoria friulana. Abbiamo svolto una numerosa serie di campagne di scavo, 7 soltanto qui a Variano di Basigliano, e questo ci ha permesso di acquisire tutta una serie di dati nuovi sulle difese a terrapieno, sui villaggi, in particolare sulle caratteristiche delle case e sugli oggetti della vita quotidiana. Queste ricerche sono state molto importanti anche per la cronologia di queste strutture, di questi castellieri, che si sono dimostrati via via più antichi di quello che pensavamo e in parte almeno contemporanei ai tumuli. In Friuli, in tutte le epoche, le comunicazioni tra le Alpi e il mare sono state facilitate dalla presenza di numerosi corsi d'acqua che scorrono prevalentemente da nord a sud. Le vie più importanti della preistoria sono stati proprio i fiumi maggiori, l'Isonzo, il Natisone, il Tagliamento, con i loro affluenti, sia perché vi potevano navigare piccole imbarcazioni, sia perché in genere le loro valli erano facilmente percorribili anche a piedi. Per le ampie possibilità di contatti che offre, il Friuli ha svolto dunque in tutti i tempi la funzione di ponte tra popolazioni e culture differenti. Spesso il territorio regionale fu attraversato da genti che vi apportarono nuove idee e nuove conoscenze tecniche. Ciò avvenne almeno dall'inizio del Neolitico, tra i 7.000 e i 6.000 anni avanti Cristo, quando l'uomo praticò le prime forme di agricoltura e di allevamento, diventando produttore di cibo. Allora la bassa friulana cominciò ad essere densamente abitata, ma la funzione fondamentale di trasmissione delle novità tra l'Italia e l'Oltralpe fu rivestita dall'alta pianura del Friuli centrale, come hanno dimostrato gli scavi di San Mardenchia presso Pozzuolo. Più tardi, col diffondersi dei primi oggetti metallici, tra età del rame ed età del bronzo, quarto o terzo millennio avanti Cristo, gruppi di alcune decine di individui imparentati tra loro vissero in villaggi sparsi e di breve durata,
che hanno lasciato sul terreno tracce non facilmente riconoscibili. È probabile che in Friuli, come nelle altre regioni dell'arco alpino, le piccole comunità dello stesso territorio si riunissero in occasione di importanti avvenimenti sociali o di feste annuali. Gli incontri avvenivano in aree culturali con forte connotazione funeraria. Così, ad esempio, a Mereto di Tomba, nell'antica età del bronzo, viene apprestata una sepoltura ad inumazione, che è poi coperta da un basso tumulo, sul quale si celebrano riti comunitari. Soprattutto i resti di fauna ci hanno fatto capire che nel corso di queste cerimonie venivano svolti dei sacrifici, verosimilmente delle distribuzioni di cibo nell'ambito della gente che partecipava a queste cerimonie. Abbiamo trovato almeno due bucrani, ossia crani, teste bovine, che sono state deposte in alcune nicchie o ricavate sulla superficie o all'interno della piattaforma. Quindi si tratta di una serie di testimonianze, purtroppo non particolarmente abbondanti, ma che sono sufficienti a farci capire che nella fase in cui la piattaforma era esposta, era visibile, la gente si riuniva periodicamente intorno ad essa per partecipare dei riti di carattere comunitario. E questo aspetto è interessante perché ovviamente è un indizio del fatto che questi monumenti come il tumulo di Mereto, non erano esclusivamente monumenti di carattere funerario, ma monumenti di carattere cultuale, da una sorta di piccoli santuari di queste genti che vivevano nell'area in età preistorica. Nell'età del bronzo, l'alta pianura friulana è dunque cosparsa di tumuli, collinette artificiali alte fino a 6 o 7 metri, che come in gran parte d'Europa racchiudevano le sepolture individuali dei personaggi importanti delle comunità. Questo che si vede alle mie spalle è un tumulo funerario che l'Università di Udine ha indagato mediante scavo archeologico tra il 2000 e il 2002. All'interno di questo tumulo c'era una calotta di ciottoli scelti nella quale era deposto un inumato giovane fra i 20 e i 30 anni ed era in qualche maniera l'antenato cui era stato dedicato questo monumento funerario. Gli inumati erano in genere privi di corredo funerario. Il loro prestigio era segnalato dal tumulo stesso. Fa eccezione allo stato attuale la tomba del tumulo di Selvis, presso Remanzacco, che era corredata da un pugnaletto di bronzo e da un pendaglio di pietra. A Mereto, su un'area frequentata già da, diciamo, circa il 2000 a.C., da una fase di passaggio fra il Neolitico e l'antica età del bronzo, venne impiantata questa profonda tomba fossa e ricordo che all'interno della tomba, che era priva di corredo, una pietra tenera squadrata, che verosimilmente poteva fungere da incudine, secondo un modello che ha trovato riscontro in tante altre tombe europee di questa fase. Quindi degli attrezzi, forse il lisciatoio, l'incudine, che alludono a un'attività di metallurgo, di giovane metallurgo, attività che dà a questo personaggio un lustro, un'importanza particolare. A partire dagli anni successivi al 2000, gli scavi ci hanno permesso di chiarire molti punti ancora oscuri, soprattutto per quanto riguarda il rapporto cronologico e anche, almeno in parte concettuale, fra i tumuli e i castellieri. Il paesaggio che prima era connotato in senso funerario, un paesaggio ricco di tumuli, un po' alla volta si popola di villaggi fondati da gruppi di popolazione che si sono aggregati e hanno formato delle entità via via più vaste. Questa trasformazione l'abbiamo colta soprattutto, ne abbiamo visti i passaggi, soprattutto grazie agli scavi di Sedegliano. Il castelliere di Sedegliano, con Galleriano di Lestizza e Savalons presso Mereto di Tomba, è uno dei tre soli esempi di villaggi fortificati costruiti in pianura e non su altura. Il suo circuito difensivo, un terrapieno quadrangolare alto fino a 3,50 m, è quasi interamente conservato. Nel 2004, presso il vertice nord, è stato individuato il più antico sistema di difesa finora noto in Friuli, un piccolo argine di terreno argilloso
con un fossatello esterno. Inglobata in questo nucleo primitivo, fu scoperta la prima sepoltura di inumato. Guarda, anche il mastoide è enorme proprio. È un uomo senza dubbio questo qui. Mm-hmm. Maschio senza dubbio. Bene. Maschio. Senti, dai, a vedere i denti così, che sono molto usurati, è un maschio maturo. Quindi questo è sicuramente un uomo adulto, ma adulto, come dicevamo prima, allora è in accordo anche con i denti, più di 40 anni sicuramente. L'anno dopo si individuarono altre tre tombe, una delle quali doppia, con due individui posti uno sull'altro. Le tombe, situate presso un accesso al castelliere, ci permettono di datare il terrapieno più antico. Grazie alle analisi al carbonio 14 eseguite su campioni di ossa, oggi l'impianto originario delle difese può essere retrodatato all'antico bronzo, intorno al 1900 a.C. Più tardi, tra il bronzo medio e il bronzo recente, cioè tra il 1700 e il 1200 a.C. circa, il terrapieno fu più volte potenziato con cassoni lignei riempiti di ghiaia, ciottoli e argilla. Le difese furono completate inoltre da un secondo fossato all'esterno e infine da un terzo fossato molto più ampio del primo. La grande antichità della fondazione del castelliere di Sedegliano e la presenza di tombe presso la porta di accesso dell'abitato fanno di questo insediamento un sito di eccezionale importanza nella protostoria del Friuli. Infatti, da una parte queste sepolture restituiscono per la prima volta i resti scheletrici dei fondatori dei più antichi castellieri friulani, dall'altra testimoniano un'usanza, quella di collocare alcune sepolture a protezione della comunità, che finora era nota soltanto in alcuni castellieri istriani. Anche da un altro castelliere situato in pianura, Galleriano di Lestizza, si sono ottenute informazioni molto rilevanti. Questo castelliere, cinto da un argine romboidale, è stato esplorato per la prima volta all'inizio del 2000. Presso il terrapieno sono stati individuati i resti del crollo di un'abitazione, lunga almeno 10 metri, risalente all'età del bronzo medio recente, circa 1500-1400 a.C. Questa è la casa più antica finora nota in un castelliere friulano. Il muro era costruito con un'intelaiatura lignea fondata su travi orizzontali che poggiavano su una fila di ciottoli. L'intelaiatura era poi tamponata con limo crudo contenuto da due paramenti in graticcio intonacati con limo. Anche qui, come a Sedegliano, in corrispondenza del vertice nord, esisteva un varco antico. Un complicato sistema d'ingresso al villaggio, con un rialzo centrale e delle palizzate che costringevano eventuali aggressori a compiere un percorso insidioso, esponendo il fianco destro. Si tratta della prima struttura del genere individuata in un castelliere dell'Italia nord-orientale. Di grande importanza per la conoscenza dei castellieri sono gli scavi condotti nel castelliere di Variano, presso Basiliano, a ovest di Udine. La piccola altura di origine tettonica era nota per la presenza della chiesetta romanica di San Leonardo, per il monumento ai caduti e per una sagra che vi si svolge ogni estate da oltre 20 anni. Pochi sapevano invece che nel secondo millennio a.C. la collina era sede di un abitato fortificato. Gli scavi, condotti con continuità dal 1997 al 2004, hanno segnato una vera e propria svolta. Le ricerche a Variano hanno permesso di accertare che l'origine dell'insediamento era molto più antica di quello che si pensava. Le prime tracce sono costituite da un villaggio recintato da una palizzata e queste tracce si possono datare fino al 1600-1500 a.C. Thank you.
Ma le novità di Variano non finiscono qui. Si è constatato che verso il 1400 a.C. sul primitivo villaggio era sorto un vero e proprio castelliere, cinto da un terrapieno di terra e ghiaie. Più tardi, nell'undicesimo secolo a.C., nel periodo che chiamiamo Bronzo Finale, anche questo abitato fu disattivato. L'altura fu radicalmente rimaneggiata e l'antico terrapieno rimase sepolto sotto un nuovo piano di calpestio. L'apprestamento di un ripiano regolare di forma ovale con un nuovo terrapieno ampliò considerevolmente lo spazio disponibile per le abitazioni. Di questo secondo argine di terra e ciottoli, munito di cassoni di terriccio e ghiaia, sono ancora oggi visibili i resti lungo il lato nord dell'altura. Il massimo sviluppo del nuovo villaggio ebbe luogo tra l'undicesimo e il nono secolo a.C. Le tracce delle case, segnate dalle buche di palo allineate, e i molti oggetti d'uso riferibili a questa fase, fanno di Variano il sito in cui sono meglio documentate le strutture abitative e la vita quotidiana in un castelliere. Altri villaggi fortificati, situati in posti chiave per i contatti commerciali e l'accesso alle risorse, popolavano la pianura friulana tra l'età del bronzo e l'età del ferro. Tra questi, oltre a Udine, vi era Castions di Strada, presso la linea delle risorgive, al limite tra alta e bassa pianura. Di fondazione molto antica, questo castelliere intrattenne vivaci rapporti economici e culturali, sia con l'est che con l'ovest, e rimase prospero per secoli. Lo dimostrano tra l'altro i numerosi e significativi oggetti di bronzo rinvenuti nei dintorni, come ad esempio la lunga spada oggi conservata al Museo di Cividale. Le ricerche sul terreno, cominciate nel 1980 dalla Soprintendenza Archeologica e poi rimaste interrotte, sono state riprese nel 2007 dall'Università di Udine. In un settore del villaggio a ridosso dell'antico terrapieno, oggi non più visibile, è stata riportata alla luce una complessa serie di livelli abitativi, databili dal 1500-1400 a.C., bronzo medio recente, al 900-800 circa, prima età del ferro. L'indagine si è concentrata sui resti dell'età del ferro, apparsi subito sotto il terreno arato di epoca romana. Una serie di strutture, quali buche di palo e fosse, che ebbero all'inizio varie funzioni, e poi, alla fine del loro ciclo di uso, furono adoperate per l'eliminazione dei rifiuti domestici. A ridosso del tratto meridionale del terrapieno difensivo sono stati individuati i resti di un'abitazione a pianta ellissoidale di circa 5 metri per 6. I muri erano fondati su pali e l'elevato in limo crudo. All'interno dell'abitazione erano conservati un focolare e un silo. E cosa veramente interessante, al di sotto del muro settentrionale vi era una buca colmata da frammenti di vasi fini da mensa databili circa all'VIII secolo. Questi recipienti dovettero servire per un rito di libagione o un banchetto cerimoniale celebrato per mettere questa casa sotto la protezione della divinità. Insomma, si tratta di un rituale di fondazione, una cerimonia ben nota nell'antichità, ma finora mai attestata in regione. Altri siti, come Novacco presso Aiello, poco al di sotto della linea di risorgiva, alla confluenza di due corsi d'acqua, furono sedi di villaggi arginati attivi nel primo millennio a.C., nel corso dell'età del ferro. La lunga frequentazione, le attività produttive che vi si svolgevano e la posizione all'estremità orientale dell'importante arteria di traffico che correva lungo la linea delle risorgive
fanno di questo centro protostorico uno dei più promettenti della protostoria regionale. All'estremo opposto di questa linea ci sono i castellieri del Codro di Pese, il castelliere di Rividischia e quello di Codroipo. Questi castellieri sono stati indagati a partire dal 1998 dai civici musei di Udine in collaborazione con la Società Friulana d'Archeologia e dal 2004 dal Museo Archeologico di Codroipo, sempre in collaborazione con la Società Friulana. Gli scavi effettuati hanno permesso di recuperare una abbondante documentazione ceramica del bronzo recente e bronzo finale e importanti tracce di accumulo e lavorazione del bronzo sempre in queste epoche. Meglio noto grazie alle indagini degli anni Ottanta è Pozzuolo del Friuli, dove si conservano i resti dei terrapieni di due castellieri affiancati. In uno dei due, sull'altura detta dei Ciastiei, tra IX e VIII secolo a.C., vi fu un intenso sviluppo di attività produttive. Metallurgia del bronzo, intaglio dell'osso e del corno di cervo, filatura e tessitura. Nella piena età del ferro, tra la fine del VII secolo e l'inizio del IV secolo a.C., il Friuli è in rapporti molto stretti con il mondo veneto e attraverso il mondo veneto anche con l'ambito etrusco. In questo periodo arrivano in Friuli merci esotiche, prodotti di lusso come vasi legati all'uso aristocratico del bere. E questi prodotti transitano per il Friuli per raggiungere l'Oltralpe, dove si stanno formando i principati celtici. E questo è l'ultimo periodo di grande vivacità culturale e commerciale dei castellieri, ed è anche, diciamo, l'ultimo periodo di vita dei castellieri. A Pozzuolo, questo ciclo è ben documentato da tracce di attività produttive. Potenziamento delle difese, ampliamento dell'abitato anche al di fuori dell'area cinta da terrapieno, varie aree funerarie. Analoghe vicende attraversò un importante insediamento sulla destra Tagliamento, Gradisca di Spilimbergo, un'importante fortezza che sorgeva su uno sperone alla confluenza del torrente Cosa col Tagliamento. Anche in questo caso, come ci conferma il nome della località, Castelleri, si tratta di un tipico castelliere a terrapieno, tra i più importanti del Friuli per posizione, complessità di struttura architettonica e durata, dall'11 al V-IV secolo a.C. I movimenti di genti celtiche che interessano gran parte del mondo antico e arrivano a minacciare perfino Roma coinvolgono in qualche maniera anche i nostri castellieri e i castellieri vengono abbandonati. Successivamente ci sarà ancora una nuova organizzazione territoriale con piccoli nuclei abitativi diffusi soprattutto nelle zone alpine e prealpine, e quando in questi territori coinvolti nella dispersione dei Celti cominciano a convergere gli interessi dei mercanti italici, dei mercanti romani, allora il Friuli entra in un ciclo ancora nuovo e diverso. Entra nell'orbita romana e passa dalla protostoria alla storia.